Ciao, ben trovato sul mio canale. Ciao da Stefano, che sarei poi io, e benvenuto in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Insomma, chi più ne ha più ne metta in questi video. Io premetto sempre per correttezza di non essere uno psicologo, sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però. Ahimè, aggiungerei, sono passati in diverse relazioni tossiche, amori malati, come li definisco io, con persone appunto disturbate, mi è capitato sia con narcisisti patologici che con borderline. Ho letto, ho studiato molti libri scritti da luminari internazionali, ho guardato molti video tenuti da psichiatri e psicologi molto bravi ed esperti nel settore, anche italiani. E ovviamente ho partecipato a gruppi e seminari di persone che come me sono state vittime di relazioni tossiche. Ho sentito molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre. Il titolo del video di oggi si chiama Come il narcisista vuole cambiarti. Allora, io parto sempre da un presupposto che in amore l'amore è soprattutto accettazione degli altrui difetti. È facile amare una persona sempre bella, sempre in forma, sempre truccata, se sei una donna, oppure se sempre vestito bene, sempre con un bel taglio di capelli, insomma, sempre al 100%. Quindi è semplice amare il top. Il problema è quando la persona ha anche dei difetti. Quindi dei momenti di down, magari un po' di depressione, magari problemi sul lavoro, problemi anche familiari, di salute, insomma. Ci possono essere diversi problemi che possono far apparire una persona magari non sempre splendida e non sempre al 100%. Ci sono però, oppure ci possono essere anche dei difetti di una persona, siamo umani. Ogni persona ha dei difetti, chi è un po' più permaloso, chi è magari chi è puntiglioso, chi è pignolo, chi è magari chi è sbadato, chi si scorda le cose, insomma, voglio dire, ogni persona ha dei difetti. Questo non significa però che il tuo partner ti debba provare di cambiare. Allora, chi ti vuol cambiare non ti ama. Critiche. Le critiche fatte dal partner devono essere sempre costruttive, nel senso che, guarda, un discorso chiaro e costruttivo può essere questo. Guarda, a me questo tuo atteggiamento non piace perché secondo me è irrispettoso nei miei riguardi. Credo ad esempio, se ad esempio tu sei una persona che è ritardatardi, ad esempio, credo che tu. Se ti posso dare un consiglio, siccome a me questa cosa non mi piace del tuo carattere, ti posso dare un consiglio di piazzare ad esempio la sveglia, non so, 10 minuti prima, così tu hai quei 10 minuti, un quarto d'ora di tempo per poterti preparare e arrivare puntuale agli appuntamenti. Scusami il gioco di parole. Questa è una critica costruttiva, cioè diretto ti dice il partner, guarda, questa cosa di te a me non piace. Però ti voglio dare la soluzione affinché si possa migliorare. Allora ci sta questo genere di critica anche da un partner, da un amico, eccetera. Ma quando tu incontri una persona che può essere sia, ripeto, in relazioni amorose, ma anche d'amicizia o sul lavoro, che ti inizia a dire: mi sembra che tu non ci arrivi, sei sempre la solita sbadata. Oh, ma ti sembra normale fare così? Quando queste cose si ripetono nel tempo, sono critiche distruttive. Le critiche distruttive vengono fatte dai narcisisti patologici. Una persona che ti ama e ci tiene a te, quando hai dei problemi, ti sta vicino. Quando vede che tu hai dei difetti che sono parte del tuo carattere, li accetta lo stesso e ti ama anche di più. Questo è l'amore. L'amore è pazienza. L'amore è rispetto, l'amore è costruire qualcosa insieme di importante. Non esiste al mondo che una persona ti tiri addosso al 100% scaricandoti le colpe, facendo ostruzionismo, offendendoti verbalmente ed emotivamente.
Quei generi di persone lì si chiamano disturbati mentali e vogliono abusare emotivamente di te o fisicamente, dipende. Quindi il narcisista ti vuole cambiare offendendoti, non ti vuole cambiare, vuole soggiogarti, vuole renderti ancora più vittima, vuole che tu ti senta sbagliata affinché lui possa fare i suoi porci comodi quando e come vuole e tu stia sempre lì ad aspettare. Una persona che ti ama, se ti critica, ti spiega anche la motivazione. Una persona che ti ama, ama di più, anche di più, i tuoi difetti che i tuoi pregi. Una persona che realmente ti vuole bene, non vede, non riesce a percepire l'alba del giorno dopo senza la tua compagnia. Questo è amore. Il resto sono soltanto faccende di convenienza. Di amore, di bene, di rispetto, non c'è nulla. È facile amare una persona strafiga, stratop, stracarica, straricca. Facile. Più difficile quando c'è da accettare i difetti, oppure quando si vede una persona che magari è in un momento di depressione. Lì come si fa? Stai attenta, se hai a che fare con una persona che ti critica e non capisce la motivazione, che ti denigra e tu ti senti sbagliata, sappi che hai a che fare con un narcisista patologico. Quindi chiudi la relazione ed esci. Spero che il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto clicca i like, condividilo se reputi che questo video possa interessare qualcuno e clicca la campanellina per seguire i miei aggiornamenti. Che spesso e volentieri parlerò di relazioni tossiche, ma inizierò anche a fare dei video riguardanti pensiero positivo, prendendo spunto dagli illuminari internazionali di pensiero positivo, uno su tutti, Napoleon Hill. Ciao da Stefano.